Dica al suo impiegato di chiarire questa storia una volta per tutte. Va bene, è il momento di ascoltare la tua difesa. Non sono un ladro. Ma non capisci in che situazione ti trovi, Nicolas. O lo dici a me oppure lo dici al giudice. Quindi, li avete i soldi che vi ho chiesto o no? Puoi contarci, Eva. Come potremmo lasciarti andare via senza il tuo compenso? Beh, veramente ci avete girato intorno più del dovuto, quindi credo di meritare un compenso maggiore. 15.000 in più forse possono bastare. Credo che la nostra amica meriti un bonus per tutti gli inconvenienti che le abbiamo fatto passare. Però dovrai rimanere un paio di giorni in più per darci il tempo di consegnarteli. Non c'è problema, rimarrò all'ambasciata. Io sto cercando di aiutarti e tu mi sbatti la porta in faccia. Ti denunceranno, e dico sul serio, eh. Allora faccia come no, vuole. No, va bene, ascolta, ti do un'ultima opportunità. Rispondimi con sincerità, per favore. C'è Selina dietro a tutta questa storia? Io non le posso dire niente, posso niente credere. Di niente. Se vuole mi mette le manette, così potrà essere certo che non mi darò alla fuga. Io non ti voglio ammanettare. Ah, permesso? Ah, perfetto, Selina, sei arrivata al momento giusto. Sto cercando di capire cos'è successo ai gioielli. Che ne dite se ne parliamo un po' noi tre? Sì. I soldi sono scomparsi nel nulla, così come i gioielli, d'altro canto. Però Nicolas non c'entra niente, è chiaro? Beh, comunque anch'io mi fido ben poco di quella autista, eh? Sapete cosa? Voi due siete soltanto invidiosi, questa è la verità. Esattamente, il giorno in cui voi due sarete generosi e coraggiosi almeno quanto Nicolas, forse vi concederemo la parola. E infatti. E dato che non posso sospettare, né tantomeno incolpare qualcuno, mi prendo io la responsabilità di questo spiacevole episodio. Thomas, dovrò applicare il 786. Cosa? Dal nostro libro delle sanzioni. Si tratta di inefficienza. Sempre pronta ad impegnarsi, a essere un'eroina che salva il mondo, ma rimani sempre esclusa da tutto il resto. Sai che cosa succederà adesso? Investigheranno a fondo fino a quando non verrà fuori la verità. Questo succederà. Sì, è proprio per questo che Nicolas deve sparire. Che cosa intendi dire? Intendo dire che Nicolas se ne va. Se ne va per sempre e non tornerà più. È già tutto risolto. Da questo momento, l'ambasciatore provvisorio è il signor Victor Martinez Paz. Chi io? Un ultimo saluto al cugino imparruccato. Addio, cuginetto quasi fratello. Addio, Nicolas. Addio, Nicolas, per sempre. Quella peste di tuo cugino dov'è? Perché deve insultarlo? Dovrebbe ringraziarlo, visto che non ha aperto bocca evitando di metterla nei guai. Ti consiglio di fare lo stesso, altrimenti finisce molto male per te. Non dirò nulla, non perché lei se lo merita, ma solo per... per Cecilia. Ah, sì, molto bene. Perlomeno vedo che noi due condividiamo qualcosa. Presto o tardi finirò per sposarmi con Tommaso, ovviamente per dare una famiglia a Cecilia. Non penso che tu voglia rovinare la vita a una bambina che ti vuole così bene, no? È chiaro? Immagino che tu abbia a che fare con la sanzione di Tommaso. Aspetta un momento. Il tuo amico si è sanzionato da solo con tante di quelle irregolarità. Cosa vuoi che faccia il cancelliere? E inoltre ti chiedo un favore, bussa alla porta prima di entrare. Non capisci che questa bolla di sapone, questo castello di cristallo che hai costruito durerà molto poco, Victor? Duri quanto duri, voglio che la mia gestione sia brillante e spero che tu collabori con me. No, forse nei tuoi sogni. Senti, caro, a partire da ora sei un mio impiegato, quindi farai quello che ti dico, sennò finirai a fare l'autista. Beh, è ora di andare avanti con i preparativi del matrimonio per poter superare tutto questo come una vera famiglia. Ma è possibile che tu non abbia in mente nient'altro? La mia posizione è in pericolo e io ho bisogno di pensare a questo, a come salvarci, non al matrimonio. Dove sei, Nini? Mi manchi tanto, amore mio. Io sono in fondo a un tunnel e tu sei il vero e unico amore della mia vita. Ho bisogno di te più che mai. Anch'io ho bisogno di te, amore della mia vita. Sono molto triste perché non posso stare insieme a te. Ti amo. Che cosa hai detto?